trovi a rispondere per... Cosa vuol fare la nostra amministrazione per abbattere l'inquinamento da PM10 e 2.5? Questo non lo vogliamo sapere. Ma è stato dato ai tecnici l'incarico di trovare una soluzione morta e di interrompere l'iter autorizzativo. Cioè il sindaco a suo tempo ci aveva detto che aveva dato l'incarico ai tecnici per valutare più o meno la fattibilità della fabbrica. Non abbiamo mai saputo nulla. Le lavorazioni effettuate sono classificate nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe e dovrebbero essere allocate lontano dalle abitazioni. Perché l'amministrazione con assoluta leggerezza ha consentito l'avvio dell'iter autorizzativo? Questo... Dunque, per l'ennesima volta siete qui in piazza. Cosa sta succedendo con la fabbrica delle polveri ad oggi? È tutto fermo, diciamo l'idea è che non si faccia, perché anche con l'andamento... Cioè, pareva che il Covid ci avesse danneggiato inizialmente. Adesso col fatto che l'economia è così in crisi, vorrei vedere, sarei curioso di vedere questa ditta spagnola che va a investire dei milioni di euro in un momento storico economico come questo. Quindi se non ci arriva il sindaco a darci una mano, perché non ha le palle per, diciamo, esporsi e poi per risarcire giustamente l'imprenditore Naglio, speriamo che almeno l'evento storico sia a nostro favore e non si faccia per questo motivo. Sì, mi dica, lei perché è qui in piazza oggi? Io abito qui a Cade Bosco, sono in piazza perché io sono convinto, pochissimo, sarò brevissimo, che bisogna creare del lavoro, no? Perché adesso ce n'è bisogno ancora di più, ma bisogna fare delle fabbriche che creano lavoro per vivere, non per morire. Pulite, insomma. Esatto, qui si crea una fabbrica per morire. Secondo me questa è la cosa più importante. Poi i motivi li sappiamo e si vanno a verificare, però il sindaco deve guardare a questa cosa. Questo è il mio messaggio. La ringrazio. Non ho nient'altro da dire. Grazie. Grazie. Senta, lei perché è in piazza oggi? Ancora a manifestare. Noi come coordinamento dei comitati ambientali esprimiamo piena solidarietà a questa lotta contro la fabbrica delle polveri. Cosa ne pensa che succederà in futuro? La giunta comunale andrà avanti con il suo progetto oppure comunque ci penserà sopra? Noi contiamo sul fatto che ci ripensino. È chiaro che le politiche ambientali, anche da quello che sta succedendo a livello mondiale, devono risentire, devono accogliere queste istanze di partecipazione che nascono dal basso. Quindi insomma la comunità prima di tutto. Esatto, gli interessi della popolazione, della comunità davanti a qualsiasi interesse economico. In passato anche i candidati al Consiglio regionale si sono spesi insomma per la lotta delle persone di Cade Bosco. Lei sa come è andato a finire? C'è stato qualcuno che se ne è interessato oppure... Ma sì, c'è stato un interesse generale, però è chiaro che poi dipende anche da tutta una serie di dinamiche territoriali. Io volevo dire che il discorso del coronavirus rispetto anche alla fabbrica che vogliono costruire, che cos'è? Noi vediamo che nel meridione, dove non c'è inquinamento, abbiamo avuto un bassissimo contagio a livello di coronavirus. Mentre qui, Lombardia, Emilia-Romagna, dove abbiamo un inquinamento molto più elevato... Lei dice che è legato anche allo smog. È legato sicuramente allo smog, in quanto il coronavirus, cioè il virus, si lega alle microparticelle e quindi ovviamente noi qui avremo, ma non solo il coronavirus, perché il coronavirus è un'influenza, cioè l'influenza normale è comunque... No, sostenuta da un coronavirus. Poi è una famiglia molto allargata e quindi però si lega alle microparticelle che questa fabbrica sicuramente manderà in atmosfera. Qual è il messaggio che mandate al sindaco oggi, alla giunta comunale, qualora dovessero andare avanti? Qualora dovessero andare avanti sono degli irresponsabili che inquinano un territorio dove non abbiamo un ricambio d'aria in quanto siamo in una bassa. Quindi l'atmosfera è stagnante e vogliono per interessi di altri, no? Perché non c'entra, diciamo, neanche il sindaco di Cade Bosco, qui è una cosa molto più vasta,
che coinvolge la regione, eccetera, perché ci sono alcune cose che dovrebbero spiegarmi come mai chi metterà gli atomizzatori è la stessa ditta e sponsorizza Bonaccini. Questo dovrebbero chiarirlo. Quindi è una questione politica, dice lei anche. È una questione puramente politica. Puramente politico, ci sono zone dove queste fabbriche non darebbero fastidio a nessuno. Se noi prendiamo il meridione e ha bisogno di persone, ha bisogno di occupazione, qui 20 persone cosa vogliono dire? Non vogliono dire niente, no? Però l'inquinamento è drammatico che succederà in zone, perché noi non abbiamo solo quello, perché abbiamo il biogas, perché abbiamo un sacco di altre cose, tutte inquinanti. No, va bene, va bene. Importante il risultato. Ecco fatto. Aspetta, Fabio. Ti sto facendo una risposta. Voleva nascondere. Perché è ancora in piazza oggi a manifestare? Sono ancora in piazza perché purtroppo l'amministrazione non ci dà risposte. Non ci dà risposte di nessun tipo. Dal periodo pre-Covid a venire qua è successo qualcosa, è cambiato qualcosa? Formalmente, ufficialmente non ne sappiamo assolutamente nulla. Noi, soprattutto sulle nostre pagine web, abbiamo sollecitato più di una volta anche qualche risposta minima. In realtà si è solo e sempre parlato di Covid e del resto non sappiamo assolutamente niente. Per cui, ufficialmente qualcosa lo veniamo a sapere dai giornali, che non è una prassi che non può consolidarsi in questi termini. Noi abbiamo bisogno di risposte vere e ufficiali e non date dai giornalisti, non ha nessun senso. Per cui ufficialmente non sappiamo assolutamente nulla. Ecco, questo è un inizio post-Covid, speriamo che finisca questa tragedia, per ricominciare la lotta, perché noi non molleremo mai su quello, non accetteremo mai quella fabbrica a Giurco di Cadel Bosco. Signora, mi spiega perché è in piazza oggi? Per non far costruire questa fabbrica, non la vogliamo, non è il posto giusto e che gli spagnoli costruiscono a casa loro. Ma in questo caso c'entra un po' anche gli italiani, insomma, diciamo. Sicuramente, però chiaramente questo signore ha comperato questo terreno, diciamo così, questa giustamente, però noi non vogliamo una fabbrica di questo tipo. Noi al posto di questa fabbrica vorremmo un parco, vorremmo dei servizi utili per la cittadinanza, per la comunità, per i cadelboschesi, una bella piscina, qualcosa che tutti noi possiamo utilizzare. Non vogliamo altre fabbriche, abbiamo già dato. Non vogliamo altro inquinamento, vogliamo prati, verdi, campagne, poter usufruire dei nostri spazi, noi cittadini di Cadel Bosco. Non camion sulle strade, non inquinamento, niente di tutto ciò. Quindi qual è il messaggio che mandate alla giunta comunale, al sindaco e comunque a chi vuol continuare con questa cosa oggi? Che prima di autorizzare definitivamente la costruzione di questa fabbrica, che ci pensino seriamente, perché teoricamente il nostro sindaco rappresenta i cittadini, ma i cittadini non vogliono questa fabbrica, quindi non ci sta rappresentando. Bene, la ringrazio tanto. C'è un po' di vento. Voi avete ripreso con le manifestazioni, giustamente, no? Certo. Da parte dell'amministrazione comunale, ad oggi, quali sono le risposte che avete avuto? Ma noi l'amministrazione comunale, quando è cominciata la storia del Covid, non abbiamo più avuto nessuna informazione in merito. Per questo siamo qui oggi per chiedere ufficialmente all'amministrazione di darci risposte sull'autorizzazione di insediamento di questa fabbrica. Secondo voi, secondo i settori che avete, cosa succederà in futuro? Loro proseguiranno con la costruzione della fabbrica oppure? Allora, il sindaco ultimamente ha dichiarato a una testata giornalistica che loro sono al nostro fianco e non vogliono l'insediamento della fabbrica. Se così fosse, un po' strano, no? Eh sì, è un po' strano, però se una persona, se un'amministrazione dimostra di cambiare idea, non è una cosa cattiva, è una cosa positiva. Se il sindaco e la giunta riconoscono la bontà del nostro lavoro e hanno deciso
di impedire la creazione di questa fabbrica, ben venga. Però non vogliamo i fatti, non le parole. Ascolta, in passato gli ex candidati, alcuni eletti al Consiglio regionale, hanno approvato la vostra lotta e sono stati anche di fianco a voi prima delle elezioni. Sì. Avete qualche risposta da loro? Beh, noi per il momento no, perché come ho detto prima, col fatto del lockdown, del Covid-19, non ci sono stati più contatti personali. E in questo frangente, anzi, invitiamo tutte le persone che ci sono state a fianco, consiglieri regionali e anche di tutte le forze politiche che hanno sostenuto la nostra lotta, a farci avanti e a darci il loro sostegno. Voi di questo comitato comunque non mollerete mai su... Assolutamente, noi già siamo pronti con i nostri avvocati, se la cosa dovesse andare avanti, a fare ricorso sia al TAR che al Consiglio di Stato. Lei è il presidente di questo comitato, giusto? Sì, sono il presidente del comitato Aria Pulita. Può dirmi come si chiama? Claudio Giacca. Va bene, signor Giacca, la ringrazio molto. Prego, buona giornata. Grazie.